Dopo il massacro del Circeo, Andrea Ghira fugge in Spagna e si arruola nella legione spagnola con il falso nome di Massimo Testa de Andrés. Espulso per abuso di stupefacenti, Ghira forse muore di overdose nel 1994 e viene sepolto con un falso nome nel cimitero di Melilla. Gianni Guido viene condannato in prima istanza all'ergastolo. La sentenza viene poi modificata in appello il 28 ottobre 1980 e la condanna viene ridotta a 30 anni, dopo la dichiarazione di pentimento, nel gennaio del 1981, Guido riesce ad evadere dal carcere di San Gimignano. Fugge a Buenos Aires, dove viene riconosciuto ed arrestato. Nell'aprile del 1985 riesce ancora a fuggire a Panama. Nel giugno del 1994 viene nuovamente individuato, catturato ed estradato in Italia. Guido è stato scarcerato l'11 aprile 2008. Angelo Izzo, dopo la condanna all'ergastolo, inizia una lunga carriera di collaboratore di giustizia. Nell'aprile 2005 il Tribunale di Velletri decide di accordargli la semilibertà. Dopo 30 anni, la follia omicida di Izzo ritorna con inaudita ferocia e si abbatte su due vittime innocenti: Maria Carmela Linciano, 49 anni, e Valentina Maiorano, 14 anni. Ricoverata all'ospedale Regina Elena di Roma per un tumore al seno, Donatella Colasanti muore il 30 dicembre 2005. Non aveva mai smesso di lottare e, nonostante la malattia, da 30 anni chiedeva giustizia nei confronti dei suoi tre aguzzini. 21 minuti dopo le 9, questa è Radio Yes, questa è Overture. I nostri ospiti questa mattina, dottoressa Emma Giuliani, di nuovo dottoressa Giuliani. Buongiorno. E soprattutto Letizia Lopez, di nuovo buongiorno, buongiorno. Letizia, sorella di Rosaria, la ragazza che venne massacrata. Purtroppo questo è l'attinenza anche che usiamo nel referto degli inquirenti e dei medici: massacrata al Circeo, quella vicenda di cui la sorella e Donatella Colasanti furono protagoniste, passò poi nell'archivio della memoria, della coscienza nazionale e alla cronaca nera, in quell'archivio, come il massacro del Circeo. Giovanissima lei, Letizia, era piccola quando successe? Avevo 24 anni. 24 anni. Quando sapeste? Io vivevo in Sicilia, quindi l'ho saputo per un puro caso, una sensazione. Pensi che proprio il giorno forte che Rosaria è stata presa, stavo male, pensi che dico devo telefonare a casa, guarda caso che non riuscivo a trovare un telefono, perché prima c'erano le cabine telefoniche, non funzionavano, erano guasti, e alla fine proprio il giorno che fu ritrovata ho telefonato a casa nessuno rispondeva, e la cosa mi stranizzò, perché ho detto come mai, mia madre è sempre in casa, non esce mai, dico strano questa cosa, e telefono a una delle mie sorelle e lì ho saputo Rosaria è morta. Poi non ricordo più niente, una cosa che non l'avevo accettata, una cosa, mi sembrava una cosa assurda, e sono partita a Roma e poi, c'è un aspetto che poi ovviamente valuteremo dal punto di vista anche psicologico, dal punto di vista medico, con la dottoressa Giuliani e col dottor Mignac. Quello che ha detto lei è una contingenza incredibile. Da subito sentiste quasi la pressione negativa dell'opinione pubblica nei vostri confronti? No, io dal mio cioè dalla mia esperienza all'inizio è come se stessi sopra una nuvola, cioè tutto quello che succedeva attorno a me non la vivevo bene. Non la vivevo, mi sembrava tutto assurdo, è come dico sto sognando, forse devo uscire da questo incubo. È difficile spiegarlo, perché uno si ci deve trovare. Poi man mano anche il rapporto con gli altri, vedere gli altri che ti guardavano perché tu eri la sorella, e questo dà un fastidio terribile, essere riconosciuta perché io ero la sorella di Tizia e Caio Sembroni, e questa è una cosa terribile. Tant'è vero che io, quando sono scesa giù in Sicilia, decisi di non parlarne più e di non dire mai io sono la sorella di Rosaria Lopez, mi sono sempre presentata, facevo finta di niente.
proprio fu un caso ogni tanto qualcuno che parlava di questa tragedia. Questa tragedia mi sembra di capire che però devastò la famiglia, perché poi ci sono due reazioni, no? Abbiamo fronte delle reazioni due opzioni, o l'unione assoluta o la devasta. Qui è implosa la famiglia Lopez. Sì, è come se ognuno di noi cominciasse a fare una vita a sé, cioè come se noi non appartenessimo all'una con l'altro. Chiedo scusa un attimo, vedo troppi gesti, alzate la base. Non riesco, alza la base. Ecco qui, risolto il problema, prego Letizia. È come se ognuno di noi ci sentissimo in colpa, pur di non parlarne insieme, spiegare il perché sia successo questo. Un senso di colpa che esorcizzava, guarda, cercavate di esorcizzare. Ma anche dall'opinione pubblica, anche sì. Questo. Cioè l'opinione pubblica, anziché starti vicino, anziché colmarti di affetto, di sentire questo dolore, anche loro, non lo so, forse anche loro sentivano la stessa cosa che sentivano. Lo dico con molto la rispetto. La solitudine. Esatto, lo dico con molto rispetto, dottoressa Giuliani. Poi lo valuteremo questo dato anche col dottor Mignacca. È una sensazione, una percezione che hanno loro dell'opinione pubblica, o l'opinione pubblica ha questa costante, questo atteggiamento diventa una costante negativa nei loro confronti? Non è una costante negativa, è anche la paura di affrontare qualcosa di crudele, di assurdo, di lontano da noi, quindi si cerca di, diciamo, di esorcizzare il male e quindi recludere anche, oddio, le vittime, prendere le vittime, di ghettizzarle, cioè sono lontane da noi. E poi c'è quell'altra, diciamo, parte della medaglia, il fatto che una volta metabolizzato il crimine, diciamo, questi massacri, questi omicidi, si cerca di diciamo depersonalizzare ogni elemento della famiglia. Letizia non era Letizia Lopez, ma è stata riconosciuta fino a pochi mesi fa come la sorella di Rosaria Lopez. Sempre. E lei infatti portava la testimonianza come colei che ha vissuto come sorella di Rosaria, e quindi quello che Rosaria ha passato, ma non mai il dolore di Letizia Lopez. Pensi che io a mia figlia, perché ero incinta quando è successo questo fatto, io a mia figlia non ho mai raccontato, quando parlavamo, vedeva la fotografia, ho avuto un incidente ed è morta, ma mai specifica. Mia figlia l'ha sentito questo fatto, questo racconto. Quando è successo il fatto di Izzo, che la TV ne parlava, e mia figlia è rimasta scossa, tanto che mia figlia fu quella a dire: ti devi fare sentire, perché non è giusto, questa è un'offesa contro la famiglia, cioè lo Stato ha offeso veniamo nuovamente a questo. Il fatto stesso che degli assassini condannati 30 anni ergastolo ce li ritroviamo tutti e tre fuori. Veniamo a questo. Cioè assassino che dal degli assassini 14enni che prima del 75 avevano commesso stupri con la pistola, processi, mai arrestati, aspettavano il 75. Questa è un'offesa che ci ha distrutto ancora di più, ci umiliano. Non quest'ora, le daremo Radio IS, le darà tutto il tempo che vorrà, e ci mancherebbe, per amplificare questa denuncia. Io a questo però voglio partire da un passo precedente alla reazione, che è assolutamente legittima e motivata. Le foto di Izzo, un guascone, che scherniscono e mortificano la memoria dei morti e i parenti dei familiari delle vittime, i familiari delle vittime. Va al processo, lei ha mai visto un'udienza, incrocia lo sguardo di Izzo, che sensazione ha di queste persone? No, io al processo non ci sono stata, sono stata soltanto alla prima udienza, che i signori, tre bravi ragazzi, tra cui uno non c'era, si rifiutarono a presentarsi, fu rimandato. Poi, permetti, io ero incinta già, quindi i miei familiari hanno cercato di proprio allontanarmi, perché avevano paura che potesse succedere qualche cosa, quindi me ne sono andata. E io ho avuto una sorella che ha seguito tutto il processo, alcuni parenti, tra cui una mia sorella che si è dedicata anima e corpo per avere giustizia. Oggi non c'è più, cioè nel senso, con la testa non c'è più, questo che vi voglio dire io. Cioè questo fatto ha completamente, ma è causato anche dall'opinione pubblica, ma anche dallo Stato, cioè dall'istituzione, perché tu offendi. Letizia, cioè, guardi, se c'è una cosa che ci inibisce
noi richiamiamo sempre ai tempi radiofonici, che sono fondamentali per questo straordinario mezzo, ma niente ci inibisce come il racconto così doloroso di una sorella. E proprio ci arriveremo, e dandovi, glielo può garantire questo la dottoressa Giovanni, tutto il tempo di cui avrà bisogno anche questa amplificazione, questo ritorno a divulgare l'esperienza sua personale e della sua famiglia. L'impressione che ha colto di questa gente, il suo sentimento personale l'altro giorno è stata nostra ospite, grazie alla dottoressa Emma Giuliani, la mamma di Tommaso Onofri, il quale gli ho fatto la domanda più semplice, più emotiva, più emozionale. Gli ho detto: ha mai pensato di chiedere la morte, di volerlo impiccare, ucciderlo con le proprie mani? Lei mi ha detto: all'inizio sì, ma poi mi sarei abbassata al livello di queste brutte persone. No. Io assolutamente. Lei chiede solo giustizia. Giustizia, sì, giustizia. Cioè, lo Stato deve garantire. Cioè, non è che io 30 anni, ma 30 anni devono fare. Lei dice la condanna andava bene, ma doveva essere totalmente rispettata. Per un'educazione, cioè il fatto di essere come noi genitori, quando un figlio sbaglia, lo punisci. Perché lo punisci? Per fargli capire che quella cosa è stata fatta male, sbagliata. E quindi lo Stato che mi protegge, cioè io dico lo Stato ci protegge, quindi lo Stato doveva dire: questi tre bravi ragazzi devono stare in carcere. Cioè, prima di andare in pubblicità. Una pulizia non si può prendere due ragazze, seviziarle per 37 ore, ma vi rendete conto? E poi uccide. Altro, cioè una sopporta pure, non so, la violenza, ma seviziarli. Mi risponde dopo la pausa. Cioè, se andate a leggere le perizie, voi non avete nemmeno mi risponde dopo la pausa pubblicitaria. Le famiglie dei tre balordi, dei tre assassini, dei tre aguzzini, si sono mai fatte sentire? Se sì, in che termini? Mi risponde dopo. Rimanete con noi. 342-4151-406, ripeto, 342-4151-406, il servizio di messaggeria, questo filo diretto che ci contatta oggi, proprio ci mette in relazione con Letizia Lopez, sorella di Letizia, la ragazza che venne, Rosaria, che venne massacrata a fine settembre del 1975, la vicenda tristemente nota col nome del massacro del Circeo.